No, vabbè, ma guardatelo! Uno! Quanto male! Ma ciao a tutti ragazzi, per chi già mi conosce io sono mamma Claudia e per chi ancora non mi conosce allora dovete assolutamente seguirci, dovete andare immediatamente sul canale Cavalieri Family e iscrivervi proprio ora, sì, in questo istante, perché è gratuito. E non solo per questo, perché vi facciamo vedere un sacco di video pazzeschi come il video di oggi, quello che sto per mostrarvi. Tra l'altro io ormai lo so bene, a voi i vlog piacciono tantissimo e anche a noi piacciono, perché chi ci conosce lo sa, noi siamo una famiglia che è sempre in giro ovunque e ci piace mostrarvi un sacco di posti sempre nuovi, sempre diversi. Ecco un buon motivo per cui dovete iscrivervi, quindi iscrivetevi immediatamente e attivate subito la campanella, è fondamentale, perché è proprio grazie a quella che potete scoprire quando usciranno i nostri nuovi video, perché assolutamente ogni settimana escono 3 video, il martedì, il giovedì e il sabato. Quindi ragazzi, dovete seguirci per forza. Il video di oggi è qualcosa di pazzesco, perché non so se state guardando proprio qua dietro di me. Eh sì, qua dietro di me c'è un campo da tennis e non è finita, ragazzi, mica c'è soltanto questo campo, anzi, qua dietro abbiamo una piscina. E qua dietro abbiamo un pallone con altri campi da tennis, da paddle, da pallavolo. Ragazzi, lo sapete, noi siamo una famiglia che ama tantissimo lo sport e oggi siamo in questo villaggio sportivo. Sì, perché se anche voi amate lo sport, lo sapete che cosa c'è in questo momento, che cosa vedete in televisione, che cosa c'è a Parigi. Vediamo un pochettino se lo sapete, lo scrivo proprio qua sotto e poi voi mi dovete dare una risposta giù nei commenti da 1 a 3. Allora, in questo momento a Parigi si stanno svolgendo i giochi invernali, quindi tutti sugli sci, oppure in questo momento a Parigi stanno facendo i mondiali di atletica leggera, oppure soluzione numero 3, in questo momento a Parigi stanno facendo le Olimpiadi. Ragazzi, scrivete proprio qua sotto nei commenti la vostra risposta corretta da 1 a 3, mi raccomando, e nel frattempo lasciate un bel cuoricino per noi e un bel pollice in su se anche a voi piacciono gli sport, e fateci sapere qua sotto nei commenti che sport fate. Ragazzi, come vi dicevo, siamo in un fantastico villaggio sportivo. Ora vi faccio vedere qualche cosina in più, perché qui veramente si possono praticare tutti gli sport che volete, oltre al tennis che vedete qua sopra. Qua all'interno c'è un altro pallone gigante dove ci sono altri campi da tennis al chiuso e c'è anche il campo da pallavolo, quello dove gioca Aurora, dove si allena lei. Sì ragazzi, se non lo avete fatto mi raccomando andate indietro a vedervi i nostri video dove Aurora giocava a pallavolo, perché abbiamo messo un pochettino di partite, quindi andateveli a vedere. Ma non è finita qua, la piscina che c'è qui è molto bella e molto grande e ora ve la faccio vedere. Ecco, questo è l'ingresso, saranno sicuramente qui. Ecco lì, pronto, papi. Andrea, 3, 2, 1. Papi, che stai facendo? Papi, no, mi stai bagnando. Io sto facendo un vlog, sto mostrando questo villaggio sportivo a tutti. Va bene, ciao a tutti ragazzi, io sono papà Salvo e lui è baby Andrea e noi ci stiamo rinfrescando alla facciata vostra. Lo vediamo. Scusa papi, io adesso sto per andare di là perché ci sono tutti gli altri bimbi e non sanno cosa stanno per vedere. Ma aspetta, baby Andrea, aspetta. Prima devi indovinare questa challenge. Io mi metto la testa sott'acqua, dico una frase e tu la devi indovinare. Sei pronta? Babbo, tra un po' di giorni andiamo in Calabria. Vabbè, ho capito. Scusate, se l'avete capito iniziate a scriverla, ma è facile. Scusami, mamma, tra un po' di giorni andiamo in Thailandia. Dai, ma che challenge è? Ascolta, fammi vedere un po' baby Andrea in piscina. Questo è un villaggio sportivo, sto per raggiungere di là i bimbi, sto per far vedere cosa stanno facendo Aurora e i suoi amici. Guarda. Così, entra qui così. Bravo baby Andrea, yuppi! Ma è fermo papi, è fermo. Non si muove. Guarda qua. Pronto? Vediamo. Ah, ma sta iniziando a camminare. Ma cammina anche nell'acqua, scusa. No, dove vai? Anzi, è molto alta per lui. Oh, ragazzi, oddio. Oh, guardate che robe che fa. Saluta la mamma. Ciao Andrea, saluta qui. Ciao.
No, vabbè, ma guardatelo! Oh, è andato anche giù! Ma è andato sott'acqua, l'hai visto? Sott'acqua! No, vabbè, qua ci vuole un voto da uno a un milione! Mettete un voto da uno a un milione per baby Andrea che ha fatto questo spettacolino nell'acqua e si è tuffato, bravo! Scusa mamma, guarda qua. Due. Mi sembrava che l'andavo a fare giù. Mi sembrava che doveva andare giù sott'acqua. Questo. Va bene ragazzi, sarà il caso che io raggiunga i bambini, perché dovete sapere che questo posto è molto molto grande e i bambini, come avete notato, non si trovano qui in piscina ma si trovano da tutt'altra parte. In pratica adesso devo fare un piccolo sentiero, devo fare un ponte, salire dei gradini e mi ritrovo totalmente in un altro posto. Sì ragazzi, fa sempre parte del villaggio sportivo che c'è qua all'interno, ma è come se fosse ai Caraibi, perché ora voi vedete tutto questo cemento, ma di là il posto che sto per farvi vedere è pieno di sabbia. Ok ragazzi, io sono arrivata qui e devo salire questi gradini, devo fare questo ponte, quindi la strada è molto molto lunga in realtà, cioè ci metterò un po', e la direzione è proprio questa, Beach Town. Ok ragazzi, sono arrivata al ponte, ora salgo, sto facendo una fatica pazzesca e sotto di me c'è la strada, non so se riuscite a sentirla, ma io intravedo già qualcosa, vedo anche un costumino arancione, guardate chi ce l'ha, ci sono un sacco di bambini ragazzi. Beh, ovviamente se riconoscete qualche bambino, tipo se avete visto Aurora e Noemi, scrivete giù nei commenti il colore del costume o di Aurora o di Noemi. Mamma mia, fa caldissimo, non so come fanno a giocare loro sotto il sole. Ok, secondo me hanno proprio bisogno del mio aiuto, dell'aiuto di un vero e proprio coach. E guardate qui quanti campi da beach volley! Aurora è venuta qui a giocare a beach volley con i suoi amici sotto questo sole pazzesco. Ora vediamo se riesco a raggiungerli. Non vi nego che fa un po' caldo. In effetti però ci sono arrivata. C'è qualcuno che sta allenando qualcun altro. Noemi la vedo un po' stanca. Stanno lavorando sicuramente sugli schemi di beach volley. Scusate, scusate, salve, salve, salve. I vostri nomi, gentilmente? David. David. Samuel. Samuel. Quello che ha vinto molte coppe. Ha già vinto molte coppe. Azzurra Cavalieri, ragazzi, Azzurra Cavalieri. Azzurra, Azzurra. Aurora. Aurora. E qui? Noemi Cavalieri. Noemi Cavalieri, che è affondata nella sabbia. E quindi io ho visto che siete dei grandissimi professionisti, comunque. Cosa stavate facendo? Qualcuno stava allenando qualcun altro? Noi siamo dei maestri, molto cattivi. Ah, chi sono i maestri? Io sono la principale e lui l'aiutante. È l'aiutante. Ah, quindi... Via comunque, mamma via, ci stiamo allenando, via. Abbiamo bisogno di privacy, sai, i nostri allenamenti sono segreti. Allenamenti segreti, allenatori cattivi. Io non pensavo che fosse una roba così seria, pensavo di venirli a vedere giocare, una roba così. Qua è diventato tutto molto serio. Vediamo. Via. Oh! Vediamo cosa farà Davide. Oddio, ma è severissimo. Oh! Che cosa stanno facendo ora? Stanno continuando. Noemi, la vedo molto sotto pressione. Guardateli, guardateli. Brava. Oh! E quattro pressioni per il nostro allenatore aiutante. Forza, veloce, non l'hai presa. Cinque. Eccolo, pressioni. Uno, due, tre. 4, 5, ho il naso tutto sabbiato. Bravissima. Complimenti. Mettete un voto da 1 a 10 per Noemi e anche per David, poverini. Mi sembrano un po' sotto pressione con questi insegnanti. Sì, mamma, Aurora, dopo tocca a te fare la battuta. Io? Oddio, Samuel sta iniziando a sgridare qualcuno ferocemente. È sempre più cattivo. Va bene, se sei. Cosa cavolo fai? Niente, mi sto asciugando il sudore. Andiamo in Giappone. Scusi, 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 maestro. Ah! Che cos'è? Cinque flessioni. Sono scivolata, non posso rifare. No! Posso rifare. Brava. Basta. Bravissima.
Io avevo una ferita qui, guardate, piena di sabbia. Vabbè. Aurea, aspetta. Vi lascio allenarvi, va bene? Lui okay. Si sta trasformando. Guardate l'espressione di Sam. È completamente trasformato. Non so che cosa gli è accaduto. Ragazzi, cioè, ma avete visto? Ma Samuel è impazzito. È impazzita anche mia figlia. Troppo agonismo, si stanno allenando, cioè un pochettino più tranquilli. Mi hanno ammazzato di piegamenti e poi non l'ho fatta apposta a colpirlo, cioè io volevo fare la battuta, lui era lì davanti e l'ho preso. Non è stata una roba fatta apposta, adesso secondo me loro iniziano un po' a giocare tra di loro che forse è me. Cioè, ma avete visto? Ma Samuel è impazzita anche mia figlia. Troppo agonismo, si stanno allenando, cioè un pochettino più tranquilli. Mi hanno ammazzato di piegamenti e poi non l'ho fatta apposta a colpirlo, cioè io volevo fare la battuta, lui era lì davanti e l'ho preso. Non è stata una roba fatta apposta, adesso secondo me loro iniziano un po' a giocare tra di loro che forse è me. Cioè, ma avete visto? Ma Samuel è impazzita anche mia figlia. E non è giusto, ma anche Aurora non riesce a buttarla di là, guardate. Ma come? Voi la buttate a rete e fate punto? Non vale, non vale, ragazzi, non vale. Visto che avete perso la partita e abbiamo fatto tutti i punti. Ovviamente non è andato niente sulla rete, sì, niente. Sì, sì. Cosa? Galera, ora tutto in piscina, vi ricordiamo. Ora, veloci. Mamma! Ma io non c'entro! Mi hanno preso anche a pallate, ma io non c'entravo niente! Guardate, cattivissimi, mi stanno trascinando in piscina! Aurora e Sam sono completamente impazziti! Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family, cliccate sulla campanella, andate ad ascoltare la nostra canzone e mi raccomando, mettete il vostro balletto in duetto, sì, ballate proprio con noi, andate su TikTok, possiamo fare un bellissimo duetto insieme, quindi non dimenticatevelo. Forse se ne sono andati. Oh, tutto è bene quel che finisce bene. Ciao a tutti ragazzi. Al prossimo video. Aspetta, aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo. Go. Go. Grandi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo e oggi vi porteremo con noi sul Lago Maggiore. Per la prima volta ragazzi, baby Andrea farà il bagno qui sul lago. Il lago è gelido, voi siete mai stati al lago? E Aurora, Noemi e anche la cuginetta Chiara qui con noi. E non le vedo più, non so dove sono andati. Però guardate che abbiamo qui. Abbiamo portato il divano di casa proprio per questa occasione. E in questo divano di casa, guardate chi c'è ragazzi, qui c'è il Lago Maggiore e loro si sono piazzati qui col secchiello, la paletta e il divano di casa. Ma tutto bene qui? Oh! Aspetta, proprio guardatele, ma guardateli proprio che belli che sono. Ok, allora qui abbiamo il papà di Chiara Arancio e Giorgia Arancio. Mamma Claudia! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Oggi siamo qui proprio sul lago, ragazzi. Panorama mozzafiato e ce la stiamo mangiando, scusami, anche baby Andrea, guardate qua. Ma ciao piccolino. Ragazzi, secondo voi quanti dentini ha baby Andrea? 7? 8? Oppure 6? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché poi ve lo sveliamo a fine video. Quanti dentini ha? Non mangiare. Quanti dentini ha baby Andrea? Veloce. Ma secondo me 7. Scusate, ma avete visto Aurora, Noemi e Chiara? Scusa papi, cioè fammi capire, siamo qui che ce la stiamo mangiando, ci stai anche disturbando, sto prendendo il sole. Vai, vai a cercare, vai. Non so dove andare a cercarle, vediamo. Vado al parchetto, ok? Arrivo. Bene, allora ragazzi, ciao, andiamo. Anzi, vado a cercare, perché avevano detto che andavano ai giardinetti. Vai a vedere se sono lì. Attenzione che annega, non lo farà annegare. No. Andiamo a vedere, andiamo a scoprire questi giardinetti e andiamo a scoprire cosa c'è in questo posto, ragazzi. Voi
In questo momento dove vi trovate a guardare il nostro video? In spiaggia, in montagna, al lago, al fiume? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Aspetta, aspetta, io sento delle voci. Dove sono? Dove siete? Dove? Ma cosa fai? Ma quasi mi sali in testa. Ma no, ma che fai? Ma no, muovo via. Ecco qui la pazza di Noemi con Aurora Cavaleri. Salve, ma cosa fai? Dai pedate? Ma smettila, scusa. E da questa parte abbiamo la pazza squinternata di Chiara. Va, facci una piruetta, una spaccata. Dove? No. Vai, non lo so, vedi tu. Guarda. Parte subito una challenge. Sì. Noemi contro Chiara. No, chi? Chi farà la migliore spaccata o ponte? Sei pronta? Ok, ponte. Pronti? Via. Uno, due. Devi fare la curva, qua è pericolosissimo, ragazzi. Tre, curva. Devi curvare, dove vai? Di qua. Devi andare di qua, dove vai? Non vedevo. Sto bene? 5. Dai, non ti arrendere. Dai. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 secondi, dai, sei arrivata, sei arrivata, sei arrivata. Opla, brava. 5. Un bellissimo cuore per Chiara di colore verde. Pronti col ponte? Via. Guardate. Via. 1. 2. Adesso qua c'è la curva, ragazzi, è pericolosissimo. Vediamo se ci riesce. Ok, curva, curva, curva. 6, 7, 8, 9. Dove sei andato? È di qua che devi andare. Di qua, 10, 11. Ok, stessi secondi, eh. Ah, stessi secondi. Ok, batti 5, batti 5. Per votarti, cuore. Noemi di colore celeste il cuore. Ma adesso ragazzi, attenzione, attenzione. Tocca ad Aurora. Ma ce la fa? Cosa state facendo? Ma te la faccio fare. Guardate, due scimmie qua. Allora, pronti? Ma riesci o non riesci? Riesci o no? Devo fare. Dai, tu vai giù. No, no. Metti le mani. Piano, che state facendo un macello. Guarda le mani, guarda. Pronti? Vai. 3, 2. Fagliela fare da sola, lei lo sa fare. Ragazzi, 3, 2, 1, go! Vai. Ok, via. 1, 2, 3, 4. Auri, non sta bene, Auri, ma cosa fai? Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Niente, ragazzi. Seconda challenge. E adesso abbiamo una prova incredibile. Dovranno fare una spaccata in aria. Vediamo cosa si inventerà Chiara. 3, 2, 1. Basta? Questa si chiama sgambetta. È jambè. Jambè. Se vuoi io posso fare anche una spaccata. Vediamo. 1, 2. Opla. Saluti. Oh, vabbè, troppo ginnasta. Dalla ginnasta di Chiara passiamo all'acrobatica di noi. Una spaccata. Opa, ok. Adesso spaccata, vediamo. Non di spaccare proprio. No, vabbè. Questa è bella. Brava. Wow. Si ripresenta di nuovo qui allo sportello Aurora Cavaleri. Questa volta riuscirà a farlo? A cosa? Le pulizie, fai le pulizie di casa. Lo sgambetto. Lo sgambetto. Lo sgambetto. Vai, sgambetto. Pronta? Sei pronta? 3, 2, 1. Opa! Quasi ti spaccava il piedone, guardate che piede che ha. C'è il piede che è 50. Adesso spaccata. No! Sì. Spaccata! Spaccata, pronta? Ma cosa stai facendo? Stai prendendo uno strap? Noemi, ma quasi. No! No, che cade, cade in avanti, cade in avanti. Ultima prova assurda. Ultima prova. Vai. Volete sapere qual è? Il bagno nel lago ghiacciato. No. Sì. No. Sono sicuro che non riuscirete mai a farlo perché l'acqua è gelida. Perché quest'ora l'acqua diventa ghiacciata. Sempre ci di sono più. Anche gli squali? E ci sono anche i draghetti che li possono mangiare. Ehi, voglio vedere chi sale per prima nella roccia. Cosa state facendo? Prendi le ciabatte, cosa fai? Guardate dove stanno salendo. Auri, ma non cadete? Ma no, ma cadete? No. Ma non sono scivolose? No. Vediamo, dai, forza, fammi vedere.
Ma dov'è che si arriva? C'è l'acqua profonda. Vai Amy. Vediamo, vediamo che cosa fa. Ulla. Aurora, ma tu riesci? L'acqua è gelida, ragazzi. Non si può stare proprio dentro l'acqua. Ma nel frattempo, ma non ci sono sassi qua. Sei sicura? 3, 2, 1, via, go! Mamma mia! Come sei? Sei sopravvissuta? Sì! Non hai sbattuto? Ma no, andate via, dovete rifarlo! No, no! Mamma mia! L'acqua del lago è proprio gelida! Dovete poi nuotare! Guarda, non ci tocco neanche io! 3, 2, 1, go! Grandi! Go! Mamma mia, grande! Ti salvo io! Secondo voi, alla fine della fiera, chi ha vinto questa challenge? Chiara! Tutti! Allora, tutti! Può essere che avete vinto tutti, può essere che ha vinto. Noemi col cuore azzurro. Chiara col cuore blu. E rosa! Col cuore verde. No, rosa! Ora è rosa, vabbè. Scrivetelo sui commenti e fatecelo sapere, perché adesso prenderemo Andrea e faremo fare a lui il bagno nell'acqua gelida. Aurora, ma sei sicura di far fare il bagno a tuo fratello? Andrea, sei pronto? Sei pronto, amore? A fare il bagnetto? 3, 2, 1, vai! No, no, io non lo schizzare, Mamma mia! Bravissima! Bravo Andrea! Ragazzi, spettacolare, giornata bellissima, per me però ha vinto la challenge Aurora Cavaleri! Grazie! È stata bravissima, vero? Sì, grazie! Ho fatto la spaccata meglio di te! La cosa più bella la volete sapere? Schizziamo a salvo! Come al solito qui finisce sempre un bacello. Ciao a tutti ragazzi, ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Non è fredda, non è fredda, non è chiamalo! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video! Aspetta, aspetta, aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family! Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video! Ciao a tutti! Voglio vedere chi di noi riesce a fare il bagno dentro l'acqua gelida del Lago Maggiore. Sì, sì, papi, mamma. Ma sei impazzito? È meglio che fredda, fa un caldo da morire. Eh sì, è molto caldo. Oh, ecco, Aurora è caduta. Attenzione lì che è scivoloso. Oh, mamma, attenta. Oh, mamma, oh. Ciao a tutti ragazzi, io sono Papà Salvo, benvenuti sul canale dei Cavalieri Family. Prima di cominciare questo bellissimo video, guardate alle mie spalle cosa c'è. Iscrivetevi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Ricordatevi anche di seguirci sui nostri social Instagram e TikTok e di seguirci anche sul secondo nostro canale che sta andando una bomba, Cavalieri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ragazzi, voi sapete, io sono siciliano e quindi io amo il mare e amo proprio andare nelle spiagge e sì ragazzi, sì, dove siamo? E la mamma mi ha detto che siamo a mare, però c'è qualche cosa che non va. Intanto mi hanno lasciato qui da solo, guardate, sono accerchiato dal mare, dal fiume, dal lago. Non lo so ragazzi, scrivetelo giù nei commenti, fatemelo sapere, perché io qui sono proprio accerchiato dall'acqua, guardate, e ci sono barche a vela ovunque. E proprio qui sotto di me, guardate, c'è un porticciolo. Si può andare con queste scalette, ma io non le prenderò mai, mi spavento. Da questa parte c'è gente. Vediamo se c'è la mamma Aurora e Noemi. Aspetta! No, vabbè ragazzi, guardate, è una spiaggia stupenda, è pazzesco ragazzi. Allora questo è il mare e vai, finalmente la mamma mi ha fatto una grande sorpresa, mi ha portato al mare. Ah, finalmente siamo sul mare. Oh oh,
No ragazzi, mi sa proprio che questo non è il mare, perché lì c'è scritto Ispra, Lago Maggiore. Mi ha fatto proprio una furbata la mamma, aveva detto che mi portava al mare e invece siamo sul lago. Però devo dire che è veramente bellissimo. Guardate, sembra proprio mare ragazzi. Quella parte c'è Aurora e Noemi, stanno giocando. Vediamo, vediamo, andiamo da loro ragazzi e andiamo a fare subito delle challenge bellissime. Ecco qui ragazzi, li ho trovati monellissimi, mi hanno abbandonato lì in mezzo al lago e adesso stanno giocando, guardatele. Mi avete abbandonato, mi avete lasciato lassù da solo, accerchiato, che a me sembrava il mare invece il lago. Papi scusa, ci stai disturbando, stiamo facendo le formine. Cosa stai facendo? Sto distruggendo. Cosa stai facendo? Stai distruggendo le formine? Ma o no, le stai facendo le formine? No, le avevo appena fatte. Vediamo. Che forma è questa qui? Che cos'è? Un dolcetto? Muffin! Cos'è? Muffin! Oh, muffin! E questo, mamma, cos'è? Questo deve essere un cavallo, un dinosauro. Vediamo, dinosauro. 3, 2, 1. No, una giraffa! Vediamo, vediamo se riesci a fare la formina. Eccola! Ta-da! È venuta! Mamma, comunque me l'hai fatta, ma avevi detto che mi portavi al mare. Questo non è il mare. Papi scusami, più o meno è la stessa roba, guarda c'è una spiaggia, sembra proprio di entrare nell'acqua come se fossimo a riva e l'acqua è pulitissima, papi! Beh, in effetti mamma, devo dire la verità, l'acqua è cristallina, la spiaggia è pulita, sembra proprio sabbia dei Caraibi. Però mamma, non è che te ne puoi uscire così a far le formine, vieni qua, dove vai? Sì sì, mangia il gelato. No, grazie. Dobbiamo subito fare delle challenge pericolose. Una ce l'ho già in mente, ma non è pericolosissima. Aurora è andata a raccogliere la sua acqua. Cosa stai facendo? No, la stavo raccogliendo i pesci. I pesci? Sei diventata una pescatrice? Eh sì papi, perché qua sul lago ci sono un sacco di pesciolini piccolini, piccolini, piccolini. Va bene, questo sarò io a vederlo mamma con la mia super GoPro. Però io ho pensato a una super challenge, cara mamma. Voglio vedere chi di noi riesce a fare il bagno dentro l'acqua gelida del Lago Maggiore. Sì, papi, mamma. Ma sei impazzito? Io che mi faccio il bagno? Cioè, non me lo faccio in piscina, me lo faccio dentro il lago che è congelato? No, col gelato, mamma. È congelata. Ecco, appunto. Ho già perso in partenza. Andiamo, Auri, sei pronta? Andiamo. Sei pronta? Coraggiosa, guardate lo stacchetto, guardate il TikTok di Aurora fatto oggi, vediamo. Voi lo conoscete, scrivetelo giù nei commenti, quando non si capisce cos'è, stai suonando la chitarra, rock and roll. Io non sono esperta. Ok ragazzi, e allora è tutto pronto per questa challenge. Aurora è carichissima, la mamma qui ancora che mangia il gelato con la sabbia. Dobbiamo attraversare lungo questo tronco, guardate qui, questo è il tronco. Dobbiamo attraversarlo tutto. Dopodiché dobbiamo fare i balzi su questi ruote col cemento e buttarci lì nel lago ghiacciato. È veramente gelida, io non so neanche come faccia questa gente qui a fare il bagno, ma noi riusciremo. E nel frattempo che Papà Salvo organizza la sua challenge, già mi vengono i brividi per quello che dovremo fare. Noi ci rinfreschiamo un po' nell'acqua di lago che ragazzi è molto fredda. Ecco qui Auri. E guardate Emi con la super maschera. È meglio che fredda, fa un caldo da morire. Eh sì, Auri, è molto caldo. Ecco, Aurora è caduta. Emi con la maschera, dove vai, dove vai, dove vai? Sembri una sirenetta nel lago. Andiamo un po' più là, vediamo se troviamo qualche pesciolino, che ne pensi? Andiamo, andiamo. Tu fatti 3, 2, 1. Adesso! Dove vuoi andare? A cercare i pesci? Troppo di là! Ma non si può andare mica al largo qui, è un lago, Dove vai? Tu sei una pesciolina, ma... mamma! Va bene, dai, avviamoci poco più in là, vieni, vieni! Vieni, dai, vai! Come vi siete, ragazzi? Mettete nei commenti! Ole!
Ragazzi, guardate qui nel lago l'acqua com'è limpida e pulita. Guardate, si vedono anche i miei piedi con le ciabatte. Siete riusciti a vedere anche voi qualche pesciolino nelle immagini che vi abbiamo fatto vedere? Noi li abbiamo visti. Se anche voi li avete visti, scrivetelo giù nei commenti e fateci sapere quanti. Magari siete anche riusciti a contarli. Ma ragazzi, è arrivato il momento della challenge. Sono tutti pronti in postazione. Mi sa che è arrivato per me il momento di fuggire. No, non posso fuggire come al solito, mi tocca fare questa challenge anche a me. Ecco qua, c'è la mamma in grande stile. No, papi, a parte che l'acqua è congelata, quindi scordati di vedermi dentro. E poi che challenge è? Non ho mica capito, me la fai vedere tu per piacere? L'ho già spiegato, mamma, guarda. Allora, vedi questo tronco? Questo? Sì. Ok. Bisogna fare tutto questo tragitto qui così. E poi? Devi fare un balzo da qui fino alla sotto in fondo. Un balzo? Un balzo. Sì, e poi devi fare i balzi su questi copertoni di cemento. Uno, due, tre. Fare una corsa qui e lanciarti in acqua gelida. A parte, punto primo. Ma il tronco l'hai visto? Cioè scivolerò, cioè è pericolosissimo. Punto secondo. Su questi copertoni un balzo. Cioè io ho le infradito, scusate, guardate i miei piedi. Vediamo questi piedi cicciotti, guardate che piedi cicciotti. Ma scusa mamma, fammi capire una cosa, ma che piede c'hai? Che numero c'hai? Vabbè, 150? Non sono problemi tuoi, ma oltre a questo, non so se avete notato che qua ci sono i sassi. Come si fa a saltare, a correre? Cioè qualcosa di impossibile, ragazzi. E voi, amate di più il lago, il mare, il fiume o la piscina? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere, perché ogni contesto ha la sua particolarità. Qua ci sono i sassi, papi. Va bene mamma, va bene, ti faccio vedere io, ok? Parto io. Grande stile, papà Salvo vi farà vedere questo percorso e mi butterò come un fulmine dentro quest'acqua gelida. Sì, vabbè papi, lo voglio proprio vedere questo percorso. Sei concentrato? Sì, sì, Aurora mi dai il 5. Auri dai il 5 a papà, ottimo. E allora 3, 2, 1, vediamo in quanto tempo, via! Via, via, attenzione, passaggio estremamente pericoloso, potresti scivolare, bravo, oh, 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 ecco, 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 papi, per piacere, non mi fa spaventare, no, io infatti, guarda, già mi vedo male su questo percorso. Il balzo. Il balzo è il momento più importante, 3, 2, 1, urca. Col freestyle, bravo, dai, papi, sta passando il tempo, 1, 2, 3, e ora? E va in acqua, vai in acqua, senza tuffo però, non ti sei mica bagnato? Ah, si è bagnato. Vabbè ragazzi, papà Salvo è stato molto bravo, in realtà mi ha stupito, pensavo che non si tuffasse, invece si è tuffato. Secondo voi quanti secondi ci ha messo per fare tutto questo percorso? Scrivetelo giù nei commenti. Ah, non mi bagnare. Ci ha messo 20, 30 o 40 secondi? Non un lo minuto so. E mezzo e 50. Guardate ad Aurora. È già posizionata? Sì, sì. Allora, vediamo Aurora. Ok, Aurora è posizionata. Vediamo quanto tempo ci metterà. Sei carica? Via! Vai, Auri, dai, attenzione. Ma è velocissima. Papi, sei proprio scarso. Già è arrivata alla fine, guarda. No, non vale. Non vale farla spaventare, non vale. Vai a risalta, brava, non ti sei fatta impressionare. E adesso passa sul secondo gommone. Terzo, giù, via, tuffo in acqua, Auri, tuffo, se no non vale, buttala giù. Ce l'ha fatta. Anche Aurora è stata molto molto brava, ma soprattutto rapida. Secondo me ci ha messo pochissimo. In questo momento per me è in pole position. C'è un freddo. Lo so, l'acqua è gelida. Voglio vedere te. Sì, sì. No, sì, c'è sì. Noemi adesso. Io per ultima. Emi, sei pronta? Emi, scusa, ma sei scalza? Sei sicura di volerlo fare così senza ciabatte? Sì. E allora, 3, 2, 1, via. Vai Emi, dai, non troppo veloce. Mamma mia, ma Emi è velocissima. Papi, non la distrarre come al solito. Brava, così, furba. Via, grande salto. Ma cosa state facendo? Vai Emi, vai, primo gommone, via, primo. Sali su, non ti far distrarre. Balzo, 2, 3, via. Tuffo in acqua, corsa. Tuffo in acqua.
fa male i piedi, ma non si fa male. Tuffati, entra in acqua. Oh, è caduta. Mamma, secondo me Noemi ha vinto. E secondo voi ragazzi, scrivetelo giù nei commenti, fatecelo sapere, perché adesso tocca alla mamma Claudia. Sì, ah, l'ho vista là. Chiamate la mamma Claudia, perché l'ho vista, è laggiù. Mamma, la mamma Claudia sei tu. Ma papi, dai, lo devo fare veramente? È che no, scusa. Ma tanto guarda, ti posso dire la verità? Ha vinto Noemi, cioè io veramente lo so già, ha vinto Noemi, cioè No, ascolta, sei bravissima, anzi aspetta. No, no, hai visto no, mamma, no. È proprio calda l'acqua, mamma va bene? Mia, ragazzi. Ok, tutto pronto. Fermo, fai decidere a loro, scrivete giù nei commenti, secondo voi lo devo fare anch'io questo percorso? Scrivete sì oppure no, vi do 10 secondi di tempo per scriverlo. No, 5. 10, magari ci devono pensare bene, papi, non mettere pressione. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Stanno scrivendo 4, tutti che lo devi fare. 3, sì. 1. Mamma, non hai capito, non contare, perché tutti hanno commentato e hanno lasciato un bel mi piace, perché devi fare la tua challenge nel lago gelido. Sei pronta? Sono pronta, sono carica, papi. Secondo me ce la farò. Perlomeno ad arrivare di là. Sicura? Sicurissima. Allora, vediamo, grande stile della mamma Claudia, guardate il riscaldamento e ovviamente il panorama è bellissimo. Ma cosa stai facendo? Fammi vedere. Okay. Saluto tutti. Ah, saluto il pubblico. Sì. Hai 3 secondi di tempo. 2, 1, via! Guardate. L'effetto è scivoloso. La mamma in grande stile. Grande stile, attenzione lì che è scivoloso, eh! Attenzione lì che è scivoloso! Oh mamma, attenta! Mamma, oh! Piano! Madonna, mi sei fatta male, fatta male? Il ginocchio è fatta male? Sono scivolata di ginocchio. E vabbè mamma, vuoi continuare? È per forza. Guarda, si è spaccata mi sa il ginocchio. Chiamo l'autoambulanza, mamma. Ragazzi, mi fa malissimo il ginocchio. Fatta male? Lo sapevo. Ma cosa fai? Mamma, devi saltare là se vuoi continuare, se no hai perso. Guardate il sangue. Il mio ginocchio. Dai, no, mamma, dai, dove stai andando? Ce n'è un altro legno, mamma, lo vuoi prendere? Prendi. Ma vabbè, mi sono spaccato il ginocchio. Mi hai fatto spaccare un ginocchio con questa challenge. Ma ancora con dirmi? No, vabbè, mamma. Vai, tuffo della mamma, tuffo. Guardate, fino alla fine. No, vabbè, il tuffo, l'acqua, vogliamo la testa dentro l'acqua. No, vogliamo la testa dentro l'acqua. Ok, mi ok. Hai staccato un ginocchio. La colpa è tua. Ma cosa come faccio? Al solito. Cosa facciamo? Ma chiamo la tua ambulanza. Guarda, mi sono spaccato un ginocchio. Mamma mia, vediamo. Ma è gonfio. Mia, è pazzesco. Mi dispiace mamma, mi dispiace veramente tanto. Lo vedo come ti dispiace, proprio lo vedo, lo sto vedendo proprio. Dai, aiutami a tirarmi su almeno. Va bene, dai, 1, 2, 3, oh! Mi stai facendo grattare con i sassi! Ragazzi, la mamma ce l'ha messa veramente tutto, vero? Mi sa che però dobbiamo andare in ospedale, perché il ginocchio va fatto controllare. Però scrivete giù nei commenti chi di noi ha vinto questa challenge. Sì, vabbè, però scusate, cioè, ma io già lo sapevo che finiva così, perché era fatta apposta per farmi fare male. Adesso zoppico, cioè non mi posso fare neanche una giornata di sole in santa pace. Tutta colpa tua che organizzi queste challenge terribili. Se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family. Cliccate sulla campanella e iscrivetevi anche al secondo nostro canale, Cavalieri Sisters, il canale di Aurora e Noemi. Ragazzi, adesso prenderò mamma in braccio, perché mi sa che la devo portare in ospedale. No, papi, aspetta, fammi provare. Ma ricordate, noi siamo i Cavalieri Family! Ragazzi, pesa un poco troppo, mamma. Non si dice sta roba di una sera, non mi tirare giù. Sì, tieni, pronto soccorso, arriviamo. Ma forse mi sa che ci vuole per la mia schiena il pronto soccorso. Il ginocchio mi fa malissimo. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ciao! Aspetta! Non te ne andare! Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video. Ciao a tutti! Ah ragazzi, che bella giornata rilassante. Ho voglia di un buonissimo caffè. Ecco, proprio lì c'è un bar. Non c'è nessuno, sono solo. Ah, mi rilasso. Sì. Ah. Signorino, un caffè, grazie. Ora sì che si può rilassare una persona. Oh, ma già qui? Grazie, lo posi pure lì, grazie. Finalmente il mio buon caffè.
Che aroma, ragazzi. Poi la colazione è importantissima. Ma cos'è questo? Ragazzi, non lo vedete anche voi? Nel mio scontrino c'è una scritta dietro. Ma cos'è? Mamma mia. Cavalieri Family, siete pronti per una caccia al tesoro? Il lago incantato vi aspetta. Dirigetevi alla Info Point. Troverete la mappa. Ragazzi, è pazzesco! Una caccia al tesoro, ma allora c'è davvero un tesoro del lago incantato qui? Ne avevo proprio sentito parlare, non pensavo proprio che fosse vero. Ragazzi, ma secondo voi chi è che ci ha proposto questa caccia al tesoro? Chi ce l'ha mandato? Devo avvisare subito la mamma, subito, di corsa! Non prendo neanche il caffè, vado via! Dov'è la mamma? Dov'è? Dov'è, mannaggia! Eccola, è proprio lì! Mamma! 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 Vieni, cosa c'è? Siamo qua noi, dai! Come faccio a superare di là? Sono vestito, mamma! Come faccio a finire? C'è la piscina! Sbrigati! Madonna, ma sei sempre il solito! Ma cosa fai? Arrivo, mamma! C'è una cosa pazzesca! Ma cosa? Ma sempre agitato, cosa c'è? Una cosa assurda, mamma! Sto sistemando quei secchielli! Dammeli questi secchielli! Ecco mamma, così posso dirti una cosa. Spero che non si sia bagnato, guarda che ho trovato mamma. Che cos'è quella roba che hai lì? Ho preso un caffè, praticamente ci hanno invitato a fare una caccia al tesoro, non so chi. Fammi guardare. Mamma, guarda. Ma che cos'è? È una caccia al tesoro, dobbiamo andare subito all'Info Point. Ma sei sicuro? Sì, sto gocciolando mamma, scusami Ma togli sto coso! Vabbè! Mi hai bagnato! Senti, andiamo all'Info Point. Io non ho capito che cosa è successo, ora mi spieghi strada facendo, va bene? Ancora mi stai bagnando! Basta! Va bene, andiamo all'Info Point! Veloce, mamma! Andiamo, siamo pronti per una nuova avventura, via! Il lago incantato ci aspetta! Ma mamma, le bimbe dove sono? Sono là che stanno giocando, andiamo, chiamiamole, ci serve il loro aiuto! E certo! Andiamo! Bimbe, ma che state facendo? Bimbe, ma che fate? Stiamo ballando. Ma quale ballando e ballando? Venite qui, venite. Bimbe, vi dobbiamo dire una cosa importantissima. Venite qua con noi, venite qui. Ma scusa, mamma, ma c'è anche Chiara qui con noi? Oggi c'è anche Chiara e ci potrà aiutare sicuramente. Sì, mi aiuto. È successa una roba pazzesca, bimbe. Cosa? Ci hanno chiesto di fare una caccia al tesoro. Veramente? Sì, è tutto vero. Ma dobbiamo andare all'Info Point a prendere una mappa. Okay. Venite con noi. Aspetta. Nel frattempo, iscrivetevi al canale Cavalieri Family. E cliccate sulla campanella. Posso anche un'altra cosa? Noi siamo i Cavalieri Family! Mamma, ma dobbiamo andare! Corriamo a prendere la mappa! Andiamo! Sì, andiamo! Mamma, ma sei lenta! Ma che veloce Chiara! Emi! Emi! Dai! Ecco, dovrebbe essere proprio questo l'Info Point. Sì, papi, sicuramente questo. Infatti le bimbe sono già lì. Aspetta che gli stanno chiedendo loro la mappa. C'è una mappa per noi. Sì, ho una mappa per i Cavalieri Family. Proprio per i Cavalieri Family, mamma. È nostra, grazie mille. Andiamo immediatamente a fare la caccia al tesoro. Corriamo, andiamo a prendere sprizzi. Poi gli diamo una parte del tesoro anche a lei. È giusto. Grazie. Ciao. Andiamo. Però avremmo bisogno dell'aiuto di sprizzi. Sprizzi, dove sei? Eccoti qua, vieni. Mamma mia, eccolo. Dai, sprizzi. Mamma mia, ragazzi, quando chiamo il mio cane viene subito qui da noi. Ciao, sprizzi, ciao, meno male. Andiamo a trovare questo tesoro, ragazzi. Aurora, Chiaretta! Sì, ma secondo voi cosa c'è in questo tesoro? Non lo so io vi aiuto! Dei soldi? Non lo sappiamo ancora! Emi, cosa c'è in questo tesoro secondo te? Questa è la pietra Beterra! La pietra Beterra? Ma cosa dice? Mamma, secondo te cosa c'è in questo tesoro? Non ne ho la più pallida idea, dobbiamo iniziare ad incamminarci. Guardate, questa è la nostra mappa. Eccole finalmente, mamma, ma dove siamo noi? Non lo so, forse, siamo qua all'ingresso? Noi siamo qui. Sicuramente dobbiamo andare verso l'uscita e probabilmente troveremo altri indizi, giusto papi? Andiamo proprio su questo punto, esatto. Ok? Andiamo. Mamma, secondo me questo è il punto. Sì, anche secondo me. Dice siete qui ed è proprio questo il punto d'inizio. Guardatelo qua sulla mappa. Ma allora c'è qui un indizio, mamma? Iniziamo a passare questo piccolo ponte, papi. Mamma, ma è stupendo qui. Mamma mia, guardate.
c'è un corso d'acqua! E poi è tutto verde! Sembra veramente un paesaggio fatato, qualcosa di magico, non lo so, è bellissimo! Anche se ancora non abbiamo trovato un indizio però, papi, eh? La mappa dice che siamo qui, ma non ho trovato ancora nulla! Ma perché il lago è incantato? Io non ho idea. Ora, boh, chissà, forse lo scopriremo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Abbiamo scoperto il fiume, seguiteci. Seguiamoli. Seguiamole, seguiamole. Guardate quante belle cose. Qua ci sono tanti percorsi, mamma. Ma sì, guarda, papà. Guardate. Cosa c'è? Direzione Tana dell'Elfo. Tana dell'Elfo, mamma. È vero, papi, fammi guardare un attimo la mappa, scusa, perché avevo letto qualcosa di simile, aspetta. Guardate, ragazzi, è scritto proprio qui, Tana dell'Elfo. Noi siamo qua e dobbiamo raggiungere questo punto che è scritto sulla mappa. Andiamo immediatamente, papi, avventuriamoci. Andiamo, certo. Bimbe, certo, subito. Certo, ma che aspettiamo? Andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo, corriamo. Ma dov'è la Tana dell'Elfo? Io non lo so, ma cos'è la Tana dell'Elfo, zio? Beh, ragazzi, la Tana dell'Elfo è la tana dove stanno tutti gli elfi. Ma che domande mi fate a me? Queste domande le dovete fare alla zia, alla mamma Claudia. Papi! Che c'è? Sprizzi sta fiutando qualcosa, la vedo un po' agitata. Non è che siamo già arrivati? In effetti è vero, è agitata. Si sta dirigendo verso il lago. Mamma mia, ragazzi, è agitata. Guardate. Guarda, ma dai, dove vai? Mamma mia, ragazzi, ma si è tuffata! Ma è impazzita! Sprizzi! Ma dove vai? Sprizzi! Ma dove va? Sprizzi! Vieni! Sprizzi, esci dal lago, è pericoloso! Non sappiamo cosa c'è là sotto! Ma cosa fai? Si fa i tuffi! Ma è impazzita, Sprizzi, ma cosa fai? Ma dove vai? Dall'altra parte del lago? Andiamo, Sprizzi, andiamo. Non c'è niente lì, Sprizzi, è inutile che cerchi, capito? Ci bagni tutto! Ragazzi, è normale che il lago è incantato. Guardate che colore ha, verde smeraldo. Ma guardate che colore stupendo, inebriante, quasi ti incanta. Mi sento che mi trasformo, mi sto trasformando. Oh, ma che mi sta succedendo? È meglio che non lo guardo più questo lago. Mi sentivo, non lo so, che mi stavo cambiando personalità di nuovo, un'altra volta. Papi, che c'è, papi? Che c'è? Ma io ti sto vedendo un po' strano. Ma mamma, lo sai che è successo poco fa? Il lago era un colore particolare. Sì, e... vabbè, un lago, stai calmo. Non è che il lago può all'improvviso... Ma che prendi? Strappi i fiori? Ma cos'è? Una pianta? Questa potrebbe curare tanti animali. Ma cosa stai dicendo, papi? Andiamo avanti con la caccia al tesoro perché mi sto preoccupando. La Tana dell'Elfo è lì! Sì, è vero! C'è un bigliettino! Mamma, c'è scritto... Tana dell'Elfo! Ma c'è una freccia, papi! Non lo so, secondo te è qui? Aurora, Chiara! Ehi, chiediamola a Sprizzi! Per piacere! Trova l'indizio! Trova questa Tana dell'Elfo, ti prego! Aiutaci col tuo fiuto, Sprizzi! Qua! Lì. Cerca, dove vai? No, non è lì, Sprizzi, non è! Dove vai, Sprizzi? Dov'è questa tana? Dov'è? Forse tu! Fermi! Amy, vieni! Tira questa, amore, vediamo! Tiralo! Chiara, prendilo, Chiara! Sprizzi l'ha trovato! Mamma, leggilo tu. Il lago incantato racchiude in sé un potere magico donato dagli elfi del bosco. Secondo l'antica profezia, chiunque volga lo sguardo per più di un secondo verso il corso d'acqua del lago cadrà in un incantesimo. Non guardate il lago e dirigetevi verso il sentiero degli gnomi. Papi, che cosa stai facendo? Papi, Chiara, Auri, Amy, che cosa state facendo? Non guardate il lago! No, non lo fate! No! Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Stanno prendendo dell'erba! Sono impazziti! No! Si stanno trasformando! Ragazzi, siamo degli elfi, vero? Abbiamo visto il lago, è bellissimo, vero? Corriamo verso di là! Dove andate? Ma mi lasciate sola! Ma no! Ma dove state andando? No! Dove vanno? No, tutti! Ragazzi, la profezia allora era vera! Si sono trasformati tutti in elfi! E io sono rimasta da sola! E ora come farò ad andare avanti in questa caccia al tesoro?
Dio mio. Non so cosa devo fare. Fatemi vedere la mappa, fatemi vedere la mappa, subito! Noi siamo partiti da qua. E ok, abbiamo trovato il primo indizio. Abbiamo seguito il percorso e abbiamo trovato la tana dell'elfo. E ora dice di raggiungere il sentiero degli gnomi, che è proprio questo. Quindi forse dobbiamo andare ancora avanti, dobbiamo proseguire. Sono rimasta da sola. Andiamo avanti, andiamo avanti! Andiamo a cercare il sentiero degli gnomi, via! Ragazzi, fa caldissimo. È da un sacco che cammino per cercare questo sentiero degli gnomi. Chissà dove saranno finiti papà, Aurora, Noemi e Chiara. Ragazzi! Sì, ho trovato un indizio, un bigliettino, guardate! Qua c'è scritto Sentiero degli Gnomi! A questo punto direi che devo superare questa sbarra e addentrarmi nel Sentiero degli Gnomi. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti! Ma che cos'è quella cosa sull'albero, ragazzi? C'è una freccia! Aiuto! Ma questa freccia indica qua? Eccolo l'indizio! Ecco qua! Qui dice usate la vostra canna da pesca e cercate il ponte fatato. Ma quale sarà la canna da pesca? Boh, forse questa? E poi perché canna da pesca? Non lo so, io intanto prendo questa roba qui, la prendo. E poi il ponte fatato. Cerchiamo nella mappa. Non lo so. Eccolo ragazzi, è proprio qui il ponte fatato. E si vede benissimo. È proprio là. Devo correre, mi devo dirigere assolutamente nel ponte fatato. Ma che stanno facendo? Eccoli, eccoli, sono ritornati. Ma cosa fanno? Bello aiutare gli animali. È proprio bello. Aurora, secondo te questo è buono per l'uccellino? Sì. Andiamo. No, ma dove andate di nuovo? Ma di nuovo mi lasciate sola? Ma cosa devo fare adesso io? Oddio, sono disperata. A questo punto non mi resta che andare sul ponte fatato. Vediamo se troviamo un altro indizio. Ho con me la mia canna da pesca. E forse dovrò pescare. Non lo so, non ho capito. Devo sicuramente liberarli da questo incantesimo e trovare il tesoro. Perché ancora non abbiamo capito se è dentro il lago o da qualche altra parte. Andiamo sul ponte, ragazzi. Andiamo, andiamo. Ecco, ragazzi, sto salendo su questo ponte. Non lo so. Non so neanche dove sto andando, sono da sola, sono spaventata, ho paura. Ma aspettate, ecco, ho trovato là dietro un altro indizio. Andiamo a prenderlo subito, vediamo se mi dice qualcosa in più, andiamo. Vedete anche voi quello che vedo io? C'è un fogliettino qua, appeso, che sta uscendo. Prendiamolo prima che voli via. E ora scopriamo che cosa dice. Erba, foglie, rami e un pizzico di acqua di lago creeranno la pozione magica per liberarvi dall'incantesimo. E così troverete il tesoro del lago. Ragazzi, questa è una pozione, sicuramente per liberare papà e le bimbe da questo incantesimo che li ha trasformati in elfi. Devo prendere tutto l'occorrente, l'erba, l'acqua di lago. Dobbiamo trovare anche il tesoro del lago, altrimenti loro non ritorneranno più come erano prima, rimarranno elfi per sempre. Oh mio Dio. Andiamo a prendere tutti gli ingredienti. Aiutatemi, aiutatemi, aiutatemi. Ecco qui ragazzi, iniziamo a raccogliere subito un po' di erba. Questa sicuramente andrà bene. Ora dice foglie e rami. Andiamo avanti. Ragazzi, io direi che qui è perfetto. Sto trovando un po' di foglie secche. Qui ci vorrebbero proprio gli elfi che conoscono tutte le foglioline e tutte le erbe magiche. Ok. Un po' di foglie secche. E già che ci sono, prendo anche i rametti. Perché diceva di prendere dei rami anche. Erba, foglie e rametti. Ho tutto. Possiamo andare. Questo secondo me potrebbe funzionare per salvare tutti i pesci del lago. Sì, tutti i pesci del lago. A te cosa ti piace, la truta o la carpa? La carpa. A te cosa ti piace, la truta o la carpa? La carpa. Ma cos'è la carpa? È un pesce grande del lago. Aspetta, aspetta, vediamo un attimino. Ma non li mangia. Andiamo, andiamo. Ragazzi, io ho scoperto dove è il tesoro. Per salvare tutti gli animali. Volete venire con me sul ponte? Sì. Andiamo. Ok ragazzi, ho preso un po' di tutto, ho preso l'acqua di lago, un po' di erba, rametti, foglie. Mischio tutto insieme, lo butto qua dentro, vediamo che cosa viene fuori. Ma loro che cosa ci fanno? Sul ponte! Li ho ritrovati! È meglio che bevano subito questa pozione. Ora la travaso, immediatamente, così gliela posso dare. E vediamo se riescono a trasformarsi di nuovo in papà Aurora, Noemi e Chiara. Ecco, travaso tutto qua dentro e vado immediatamente da loro. Anche un buon profumo. Ok, eccoli là, eccoli,
Eccoli, eccoli! Eccoli ragazzi, guardate, sono sull'ultima parte del ponte! Ma che ci fate qui? Che ci fate qua? Cosa state facendo? Mela. C'è la mamma, c'è la mamma Claudia! Abbiamo trovato la mela curativa del lago incantato! Una cosa buona da bere ve la do io! Assaggiatela, assaggiatela! È fatta con le foglioline, con i rami, con l'erba! È buonissima, è come piace a voi! Assaggiatela, assaggiatela! Aspetta, prima io, prima io! Oh mamma, ma che succede? Papi, come chi sono queste? Sono Aurora, Chiara e Noemi. Ma che è successo? Faglielo bere, fagli bere questo, papi. Aurora, sei tornata? Sì. Ma che cosa fa Chiara? Bella. Che fai, Chiara? Ti voglio prendere le foglie. Vuole prendere le foglie? Vieni, prendi questo, vediamo. Ma ancora Noemi? Vuoi foglie? Ma quale foglie, Emi? Ma quale foglie? Ma no, papi, daglielo da bere anche lei. Oh, ma siamo tornati tutti finalmente, mamma. Ah, finalmente. Mi sento molto più serena. Ragazzi, finalmente mi sento un po' più serena. Siete tornati voi, eravate degli elfi. Io non lo so se voi ve ne siete accorti, però vi consiglio di non guardare più il lago. Mamma, dobbiamo trovare il tesoro, questa è l'unica. Allora, la mappa diceva che era proprio qua, su questo ponte fatato. Mi hanno dato anche questa canna da pesca. Usiamola, mamma, troviamolo. E guardiamoci un po' attorno, io non lo so. Dobbiamo trovare il tesoro, ragazzi, ok? Ok. Mamma, guarda, vieni qua. Cosa c'è? Wow, ma qui c'è un sacchetto appeso, ragazzi. Forse serviva proprio questo la canna da pesca. Proviamo a prenderlo. Papi, attento. Sì, proviamo io, sei nel bordo che... Tenetemi, tenetemi. Tenetelo, tenetelo tutti. Tiriamolo su adesso. Dai, dai, tiralo su. Tiralo su questo. Anche tu, Emi, vieni. Guarda, mamma. Grazie alla nostra canna da pesca abbiamo preso il tesoro. Vediamo cosa c'è dentro. Sto per aprire il tesoro. Vediamolo. Siete pronte? Sì. Va bene, apriamo. Guardate! Wow. Ferme! Ciucci! No, vabbè! Ragazzi, ciucci! Questo sì che è tesoro, vero? Infatti! Questo qui è per Emi! Cosa? No, vabbè! Per Emi! Ma questo è proprio un tesoro goloso, ragazzi! Tesoro goloso, vero? Andiamo in ordine di età, dal più piccolo al più grande. Questo è per Aurora! Siete contente? Sì! Questo qui è per Chiara. Chissà cosa sarà, mamma! Boh, sono proprio curiosa di vederlo dopo tanta fatica! Sei pronta, Chiara? 3, 2, 1. Oh, ma che cosa sono? I vermi per pescare? Vai, dai! Ragazzi, siete contenti? Sì! Mamma, ma è stata veramente una caccia a tesoro incantevole! Golosissima a questo punto, piena di caramelle! Spero che questo video vi sia piaciuto! Ricordatevi di iscrivervi al canale Cavallo di Femmine e cliccate sulla campanella! Ricordatevi! Noi siamo i Cavalieri Femmine! Ma tu già le hai aperti, Emi! Ma ha aperto tutti gli orsetti! Chiudi con gli orsetti, mamma! Chiudiamo con questi orsetti! Ciao, la caccia al tesoro più golosa che ci sia! Mamma, ma il principe è il bagno! Ciao, Sprizzi! Ma dove vai? Mamma, Sprizzi è incantata, si è buttata nel lago! Nel lago, guardate dove sta passando, ragazzi! Cosa fai, Sprizzi? La famiglia più pazza del web! Ciao a tutti ragazzi! Io sono mamma Claudia. Benvenuti nel canale dei Cavalieri Family! Prima di continuare a guardare questo nuovo simpaticissimo video della famiglia più pazza del web, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella. Ragazzi, il video di oggi è qualcosa di epico. Ma che dico epico? Pazzesco! Guardate la nostra mega piscina che abbiamo messo nel nostro giardino. A proposito, se ancora non l'avete fatto, andate a vedere l'ultimo video dove facevamo vedere il nostro primo bagno nella piscina di casa. Io direi che è tutto pronto. La piscina l'ho pulita tutta. Oggi sfiderò Papà Salvo, Aurora e Noemi in una challenge dalle 24 ore in piscina. Ne vedremo delle belle. Visto che loro amano un sacco stare in piscina, voglio proprio vedere quanto tempo riusciranno a resistere qua dentro nell'acqua. Io ho già preparato tutto. Mettiamo dentro anche i palloni.
E questo è l'ultimo. Ho già preparato la sacca con il mangiare e tutto l'occorrente. Mi raccomando, al mio 3 mettete un bel mi piace per questa challenge pazzesca di oggi. Siete pronti? 1, 2, 3. Avete messo un bel mi piace? Io spero proprio di sì. Aurora e Noemi sono pronte anche loro. Eccole qui! Volete entrare in acqua con le vostre bambole? Sì. Wow, ma questa bambola è bellissima, anche i tatuaggi. E tu, Amy, sei pronta? Sì. Ma lo sapete che challenge faremo oggi? 24 ore in piscina. Ah, Mauri, sei preparatissima? Sei pronta per questa giornata in acqua? Voglio entrare, sì. Io direi che Aurora e Noemi sono cariche e pronte. Ma manca qualcuno? Auri, dov'è Papà Salvo? Boh, io non lo so. Tu lo sai dov'è Papà Salvo, Amy? No. Si sta cambiando, forse. Beh, in effetti hai ragione, lui non sa neanche di cosa si tratta questa challenge. Proviamo a chiamarlo. Papi! Papi! Ah, eccolo, sta arrivando. Ma come ti sei conciato? Che c'è, mamma? Che c'è? Ciao a tutti, ragazzi! Io sono Papà Salvo. Sono pronto per questa challenge dei 24 ore, mamma. Ma come ti sei conciato, papi? Scusami, Cioè, a parte che, scusa, questo è il mio costume. Mamma, perdonami, ma il fatto che non trovavo i miei costumi e quindi ho messo il tuo costume, scusa. Ragazzi, scrivete giù nei commenti se sono sexy. Oddio, io avrei qualche dubbio. Comunque, lo sai quanto tempo dovrai cercare di rimanere dentro la nostra piscina? Sì, mamma, sì, sono equipaggiato. Ho i teli della Cavalleri Family, guarda, sono molto belli, colorati. Giallo, arancione, verde. Per averli, ragazzi, basta cliccare giù il link in descrizione. www.cavallerifamilyshop.it. Oh, mamma, possiamo entrare per piacere adesso? Sì, in piscina. ricopriti che è meglio. Ok, ragazzi, è ufficialmente tutto pronto. Io vi ho creato anche una bella passerella per entrare in piscina. Non è mica giochi senza frontiere qui, Cosa stai facendo? Mamma, che sto facendo? Mi sto semplicemente riscaldando. Appunto, mettiti in fondo a questa pista che ho creato per l'entrata col tuffo. Forza, uno dietro l'altro. I concorrenti di questa challenge sono tutti posizionati in fila. Sono pronti per la rincorsa con lunghissima falcata verso l'acqua. È tutto pronto ormai, sono caldi. Mantenete le posizioni, per piacere, c'è un elemento di disturbo. Come al solito, ecco, c'è qualcuno che crea disturbo. Chi parte? Chi parte? Io! No, io! Parto io! Ecco, come al solito, parte Aurora! Ok! Non barate, No. 3, 2, 1, via! Vai! Ma che cosa sta succedendo? Vai, Auri, dai! Come on! Dai. Via! Primo tuffo andato! Secondo tuffo per noi! Beh, che ricorsa indietro! E di più spinta! Niente! Non riesce a salire! Terzo tuffo per Papà Salvo! 3, 2, 1! Rincorsa! Via! Ma cos'è? Ma hai fatto uscire anche l'acqua? Ma che cos'è? Sei andato a sbattere contro la piscina! Ci riprovo! Riprovaci! Pronti? Sì! Via! Vediamo, ecco il tuffo con la rincorsa! Mamma mia, come al solito! I concorrenti sono tutti ormai all'interno della piscina, non potranno più uscire. Chi esce perde, ovviamente. Mamma mia, non ci vedo! Come al solito, sei un disastro! Ragazzi, scrivete giù nei commenti qual è stato il miglior tuffo di ingresso nella nostra piscina in giardino. Se è quello di Aurora, di Noemi o di Papà Salvo. Fatecelo sapere e scrivetelo giù nei commenti. 24 ore in piscina è ormai partito. Io sono quella che creerà qualche elemento di disturbo. Mi raccomando, non lo svelate, loro non lo sanno, ok? Questo è un nostro segreto. Qualcuno voleva gli occhialini? Noi! Voi volevate gli occhialini? Noi! E allora cercateli in acqua! Sono spariti sott'acqua. Iniziamo con i dispettucci. Come mi diverto. Voglio vedere quanto reggono. Ho fallito. Devo diventare un po' più astuta allora, mi sa. Sono un po' troppo forti questi concorrenti. Ma scusami, mamma, ma 24 ore qua dentro devo mangiare, dormire, giocare. Ma qui non ci sono tanti giochi, ci sono solo questi palloni. Hai ragione, papi. Io direi di partire con questo bellissimo gioco con la nostra mitica ciambella. Quindi giocheremo a canestro. Così loro si stancheranno un po' e non riusciranno a restare lì fino a sera. Shhh.
non dite niente. Ecco, potete giocare a canestro. Questo sì che è un bel gioco. Canestro. Scrivete giù nei commenti, ragazzi, secondo voi chi sarà il vincitore tra me, Aurora e Noemi? Giochiamo, giochiamo. Faccio una piccola dimostrazione, mamma, su come giocare. Allora, prendere la palla e fare questo. Bravo, papi. Noemi ha fatto canestro. Brava. Lo faccio io. Tocca a Laura, tocca a Laura. 3, 2, 1. Quasi. Canestro. Ma no, canestro. Ma no. Tenetemi forte. Ragazzi, adesso li faccio andare su un jet. Siamo pronti? Mi è arrivata l'acqua anche addosso, pure a me che sono fuori. Bravi, bravi, stancatevi, stancatevi che il tempo passa. Non ci arriverete mai a queste 24 ore. C'è il maremoto, mamma. Oh, mamma. Ma è vero, papi, nasce tutta l'acqua così. Oh. Mamma, sono stanco, ho fame, quasi quasi esco. Ah sì, bravo, esci che perdi. No, no, no. Metti no, giù un piede che hai perso, guarda, là, là. No, 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 io voglio vincere, mamma. Però ho fame, mi porti qualcosa da mangiare? Va bene, papi, sei fortunato. Immaginavo che sarebbe arrivato questo momento. Arrivo subito, eh. Mamma, veloce, io non ce la faccio più, ora mi bevo un po' d'acqua. Ma che fai, c'è il cloro. Dai, arrivo, arrivo. Veloce. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento, quindi ho preparato io qualcosa da sgranocchiare in piscina e ho messo tutto all'interno della nostra sacca, quella dei Cavalieri Family. Ora vi faccio vedere che cosa ho preparato. Voglio proprio vedere quanto durerà Papà Salvo e le bimbe dentro la piscina. Qualche succo per Aurora e Noemi è giusto. Un po' di frutta da bere. Poi ho preso un po' di dolci. Eh sì, cioccolato. Le mie cucciole saranno stanche, vorranno mangiare qualcosa di dolce. Quindi per loro ho preso una bella merendina. E per Papà Salvo ho preso un peperone. Un peperone. Voglio vedere ora come se la cava. E poi ho preso due carote. Due carote. No, vabbè, raga. E dulcis in fundo un bel pomodoro. Voglio vedere fin quanto resisterà là dentro. Voglio vedere come se lo mangia questo pomodoro. Lui non sospetta proprio un bel niente. Voi avete mai fatto una merenda all'interno di una piscina? Avete mai mangiato nell'acqua? Scrivetelo giù nei commenti, fatecelo sapere. Mi stanno chiamando. Andiamo, andiamo a portare queste cibarie. Shh, non dite niente, eh. Eccomi, sono arrivata. Intanto io partirei con due bei lecca lecca alla Coca-Cola per Aurora e Noemi. Yeah! Ecco qua. Uno. Grazie. Per Aurora. No, papi, no, no. E uno per Noemi. Tieni, Noemi. Io intanto te l'ho presto. Lei me lo presta? Me lo posso mangiare? No, ma non vale, papi. No, non vale, papi. No, leccare. Ma non vale, papi, ti escludo dal gioco, eh. Ma tu, ma sempre che mi escludi, ma. Non vale, quelli sono cose per loro, ok? Mangiava. Carta, carta, carta. Ho fame, mamma. Dammi la carta senza sporcare la piscina. Ho fame. Tieni. Grazie. Ehi, ehi, sei escluso, sei eliminato dal gioco. No, 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 mamma, dammi qualcosa da mangiare, ti prego, cioè, non lo so. Ho preparato questo bel vassoietto tutto per voi. Ma scusa, mamma. Peperoni e pomodoro e carota saranno sicuramente di Aurora, no? Sì. No, loro hanno il Kinder cereali e tu hai queste cose perché non ti devi appesantire troppo, capito? A una certa età non è che puoi stare in acqua con cose troppo pesanti. Ma come, mamma? Mi vuoi mettere sempre a dieta? Anche qui nel 24 ore challenge. Ma scusa! Giusto, papà, perché io non voglio quelle cose, tu sei a dieta, quindi tu mangi quelle cose. Io non sono a dieta e vorrei mangiare le schifezze che mangiate voi, Aurora. Ma secondo te è giusto che io mangio queste cose? No, no, Auri, no, non vale, no, no. Grazie, mamma, grazie. Dai, dai, fate attenzione che si può ribaltare tutto in acqua, ovviamente, eh. Poi è peggio per voi perché non avete altro da mangiare e perdete, ecco. Cosa dobbiamo fare con questo vassoio? Dobbiamo metterlo giù. Ma sei sicura? Sì. E se si ribalta perdiamo. Ragazzi, secondo voi galleggia o affonda? Scrivetelo giù nei commenti. Secondo galleggia. Voi galleggia, vediamo. 3, 2, 1. Ferma, che se cade non ce l'avete fatta, non ci credo. Non posso parlare ad alta voce, sennò si ribalta. Si sta rimendo pieno d'acqua, quindi prendete i cereali, ragazzi.
Mamma, guarda. Ma non vale, mi avete fregato. Mamma, ma scusa, ma io dovrei mangiare il pomodoro? Almeno una cosa te la devi mangiare, è d'obbligo. Anche perché poi non arrivi a stasera con lo stomaco vuoto. Ma sì, papi, voglio mangiare il pomodoro. Il pomodoro, devo mangiare il pomodoro. Ma che brave! Siete riuscite a mangiare il cioccolato all'interno della piscina? E guarda, hanno lasciato anche le cartacce del piattino. Padre, ma cosa stai facendo? Ciao mamma, sto mangiando il mio pomodoro qua, nella mia tavola, imbandita. Cosa stai... Oh mamma mia, la sta mangiando per davvero il pomodoro. Che c'è mamma, che c'è? Sto mangiando il pomodoro, sì, è vero. Guardate ragazzi, i piedi sono sospesi, non sono appoggiati giù. Mamma, mamma, non so se hai notato, io c'ho la sedia delle principesse. Ma sei seduto anche sulla seggiolina? È andato il pomodoro anche nella piscina, ma niente. Papi, avrei sicuramente sporcato la piscina come tuo solito, guarda, è piena di pomodoro. Mamma, la mangeranno i pesci, tranquilla. Ma quali pesci, quali pesci? Ma cosa dici? Papi, mangia il peperone. Allora, devo mangiare il peperone? Sì. E dammelo 3, 2, 1. Mamma mia, aiuto. No. Oh! Ragazzi, è riuscito a mangiare anche il peperone crudo. Scrivete giù nei commenti, avete mai mangiato un peperone crudo? Mamma mia, è indigesto. Guardate qua, papi. Non uscire che perdi, eh. Con tutto questo cibo così genuino mi è venuta tanta sete, per piacere. Mi dai un po' d'acqua che poi mi vado a riposare. Va bene, ora vi porto da bere. Ecco qua, papi, succhi di frutta pronti. Avete sete? Sì. Certo che abbiamo sete, anche sonno. Allora ve li passo. Tieni, tieni. Andateveli a cercare, andateveli a cercare. Dove sono? Li avete trovati? Guardate che ce n'è uno qua che galleggia un po' sotto. No, affonda. Vai, Emi. Io sono rimasto senza. Qui. Eccolo. Metto qui, sereno, mi faccio il mio succo. Succo al pomodoro. Basta mamma, ma ancora pomodoro? È bello fresco mamma. E dammelo a me, io c'ho il pomodoro ancora. No papi, scusami, dovevi accorgertene prima. Sì, sono pazzo di pomodori, guardate. Mamma. Sto diventando un pomodoro mamma. Anzi aspetta, sapete che vi dico? Vado a prendere un attimino il telo. Sì papi, esci, vai a prendere il telo. Così perde, mi sa che non se lo ricorda. Shh. Mamma, ma così perde, non diciamo niente, così diciamo noi. Vai a prendere il telo. Quello volete il telo? Così dormiamo dentro, va bene. Vai. Papi, ti abbiamo fregato, sei fuori dalla piscina. Mi avete fregato, eh? Sì. Loro mi hanno detto che avevano sonno e si volevano coprire col telo della Cavalieri Family. Ho perso, non ci credo, ho perso. Sì, papi, hai perso. Lo avevo detto io che ti fregavo in qualche modo e tu ci sei cascato nella mia trappola. Hanno vinto papi, ufficiale, tu hai perso. Scusa, mi sono fatta prendere dall'emozione, tu hai perso. Ho perso? Sì, ho vinto ancora io. Ragazzi, io mi vado a fare un bagno in piscina, ma se anche questo nuovo video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale Cavalieri Family e cliccate sulla campanella e seguiteci anche sugli altri nostri canali social, Instagram e TikTok. Ma soprattutto ricordatevi che noi siamo i Cavalieri Family! Dove vai papi, dove vai? Butto l'acqua ora mamma. No, un altro tuffo con rincorsa? Con la capriola, certo. Via! Festeggiamo! Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, ciao! Aspetta, dove vai? Clicca qui per iscriverti al canale Cavalieri Family. Clicca qui o qui per continuare a guardare i video della Cavalieri Family. Ci vediamo!